Vecchiaia. Con la Rivoluzione francese vengono istituite le prime pensioni di vecchiaia, ne beneficia chi ha più di 50 anni. In passato la vecchiaia era un valore socialmente riconosciuto. Se il tempo è ciclico e il ritmo delle stagioni è sempre uguale, chi ha vissuto di più conosce di più. Mentre la vita delle persone si allunga, quella delle cose si accorcia. La vita media di un telefono cellulare è inferiore ai 3 anni. La vecchiaia è diventata una colpa, sinonimo di ritardo e inadeguatezza. La missione è una: combattere i segni dell'invecchiamento. Ma in molti paesi sono proprio gli over 80 la parte di popolazione che sta crescendo più rapidamente. Siamo alla quinta età. Il paese più vecchio del mondo è il Giappone. Ma non invecchiano soltanto i ricchi. Entro il 2040 il 70% delle persone che vivono nei cosiddetti paesi in via di sviluppo avrà più di 65 anni, più di 1 miliardo di persone. Se il mondo sarà dei vecchi, l'odierno mito della giovinezza crollerà, insieme al tabù che nega pubblicamente la sessualità degli anziani. Ieri, oggi, domani. Yacht.